Un autentico bagno di folla ha salutato ieri pomeriggio l'inaugurazione del nuovo store Tune in Vietnea nella suggestiva ed elegante cornice del centro cittadino e dell'attigua Piazza Stesicoro. Un opening pensata come un vero e proprio evento glamour in cui l'azienda altoatesina ha rinnovato il proprio fortunato legame con la città di Catania. Una grande festa che ha visto la presenza di Simon Tune, figlio del conte Peter Tune e direttore retail dell'azienda, visibilmente soddisfatto ai nostri microfoni. Catania e la Sicilia è un paese, è una terra che ci sta molto vicino. Già mia nonna era un amante della terra siciliana. Aprire adesso tre generazioni dopo nel centro di Catania ci fa doppiamente piacere ed è un grande onore. È una via particolare, credo che bisogna viverla per tenerla viva e credo proprio questa apertura è importante per noi, che è la 120esima che abbiamo aperto in Italia di punti vendita diretti, è storica. Abbiamo creato un concept particolare soltanto per questa location, dove abbiamo una boutique bomboniera all'interno della quale ci troviamo adesso, per servire e per venire incontro alle esigenze sempre più importanti dei nostri clienti. Il CSR o il legame alla fondazione per noi è scritto in grande e grosso, perfino è entrato nella mission aziendale, e quindi come nostra mission non vogliamo soltanto creare profitto, ma vogliamo creare del bene per persone meno fortunate. La fondazione, nominata secondo mia nonna, porta esattamente avanti questo progetto. Abbiamo aperto qui al Policlinico già da qualche anno, e apriremo altri progetti all'interno di ospedali italiani per supportare questa malattia dei bimbi, che attraverso la ceramicoterapia guariscono meglio. Non è una medicina, ma guariscono meglio, e li accompagniamo in questo loro percorso un po' difficile. Quello di Catania è lo store numero 120 dell'azienda di Bolzano, il primo inaugurato nel 2018. Nel negozio i clienti e gli affezionati del marchio Tune troveranno un'area dedicata alle collezioni e alle bomboniere, oltre che la nuova e colorata collezione farfalla. Splendida madrina dell'evento, l'attrice Diana del Bufalo. Un'accoglienza calorosissima, io sono abituata, anzi non sono abituata a venire al sud, non lo so, non mi ci chiamano, forse non vi sta simpatica, no, non è vero. Insomma, sono stata a Catania solo un paio di volte e non l'ho vista proprio benissimo, ma l'accoglienza è sempre al sud, è sempre così calorosa e numerosa, devo dire, perché fuori dal negozio ci sono veramente tante persone. Ho appena mangiato una brioche col gelato, che credo che sia tipica vostra, è fantastica, quindi grazie, grazie, insomma, non è vostro il bar, vabbè. Il mio rapporto con la Tune, ma in realtà, pensate, adesso non so se sto dicendo una cosa che non si deve dire, ma non sono mai entrata in un negozio, l'abbiamo sempre vista da fuori, e credo che la bellezza di questi oggetti è la riconoscibilità, no? Come un artista, fai conto, una cantante, io credo che, fai conto, butto un nome, Alessandra Amoroso, te ne accorgi quando è lei, perché quando canta c'è un timbro di voce che è talmente riconoscibile che dice lei, no? Come tante altre cantanti. Secondo me questo è fondamentale per il commercio, e Tune ha tutta un suo stile, una sua colorazione, colori pastello, cioè si capisce subito che, cioè, appena vai a casa di qualcuno e vedi un oggetto Tune sul comodino o sul tavolo, capisci che è Tune, e credo che questa sia una cosa difficilissima da fare e per i creativi e soprattutto molto molto importante per la vendita. Instagram, oddio, e niente, probabilmente farei una Instagram story e con il mio classico, appunto, filtro con il cagnolino, filtro che fa la pelle più bella, direi wow, Tune, siete fantastici perché siete riconoscibili.